Beh, l'impressione è quella di, cioè, rivere, no, però trovarsi sui luoghi in cui un uomo che combatte la mafia, pur essendo certo di una morte, essendo figlio di un uomo mafioso, si è trovato ad operare e a combattere quelle che furono, che fu le, e che è tuttora il, la società omertosa che continua a circondarci. Come mai qui? Per fare un giro, per conoscere un po' questa realtà che, insomma, siccome sta arrivando anche da noi, è giusto conoscerla per prevenirla, si spera. Il messaggio di Peppino Impastato è ancora presente, cammina sulle nostre gambe. Bisogna che cammini, perché se no non andiamo da nessuna parte, se non portiamo questo messaggio non si va da nessuna parte. Cosa penserebbe Peppino adesso se potesse ritornare e vedere, insomma, quello che sta succedendo in questo momento in questa piazza? Sarebbe sicuramente contento, penso che però il dubbio, penso però appunto che il dubbio che gli verrebbe nella testa è dopo. E dopo questa bella manifestazione, dopo questi 30 anni, dopo tutti questi giovani e tutti questi adulti che ci saranno in questa giornata, penso che chiederebbe dal palco di ritornare nelle proprie terre, di ritornare nei propri territori, nelle proprie città e fare lì antimafia, fare lì percorsi di legalità e quindi ritornare ai propri territori per impegnarsi. Claudia Casa è dirigente della sezione di Agrigento di Legambiente. Allora, come mai oggi, 9 maggio 2008, ha deciso di organizzare insieme agli istituti di Agrigento, in particolare al Liceo Classico, la partecipazione alla manifestazione contro la mafia in memoria di Peppino Impastato? Ma intanto perché mi è sembrato, diciamo, giusto venire qui a rendere onore alla memoria di una persona come Peppino Impastato, che secondo me, se è vero che non ci sono vittime della mafia di serie A e di serie B, è anche vero però che ci sono delle persone che rappresentano sostanzialmente i cardini della lotta alla mafia e per il riscatto della Sicilia, e Peppino Impastato è sicuramente uno di questi, assieme, non so, a Libero Grassi, assieme a Don Pino Puglisi. Oggi siamo qua anche per rendere a Peppino un omaggio che al suo funerale purtroppo lui non ebbe, perché tutti quanti noi probabilmente abbiamo davanti agli occhi la scena del film I 100 passi del funerale di Peppino, con un corteo, diciamo, di molto partecipato dalla gente, ma nella realtà non fu così. Il funerale di Peppino fu molto scarno come partecipazione. A distanza di 30 anni oggi Peppino ha quello che veramente si merita per tutto ciò che ha fatto. Ritengo che il messaggio di Peppino Impastato sia un messaggio molto attuale e che Peppino oggi rappresenti una bandiera della lotta contro la mafia, per la legalità e per il rispetto delle regole. Impastato, penso che grazie comunque anche al film che c'è stato 100 passi siamo abbastanza preparati, visto che comunque se mi chiedi chi è Peppino Impastato, io immediatamente ti rispondo immediatamente che comunque Peppino Impastato è un eroe. È un eroe perché è andato contro la sua stessa famiglia, perché ha avuto comunque il coraggio e quella forza di volontà che appunto ci fanno apparire lui stesso come un eroe ai nostri occhi, di andare contro l'organizzazione mafiosa in generale. Sappiamo che Peppino Impastato, l'abbiamo visto pure a casa, ha fondato appunto quella radio famosissima, la radio Out, e sappiamo appunto quanto si è dato da fare grazie alla sua attività di sindacalista proprio per cercare comunque di migliorare la nostra Sicilia, quella Sicilia che lui stesso appunto tanto amava e per cui lui stesso, insomma, si è battuto e ha cercato comunque di migliorare. Peppino Impastato credo che insomma sia anche un eroe per il fatto che si sia fondamentalmente firmato la sua condanna a morte da solo, proprio per rispetto e per amore della legalità. Credo che sia un modello di vita da comunque seguire e spero che comunque, grazie alla figura di Peppino Impastato, i giovani possano essere molto più sensibilizzati da questo punto di vista a combattere contro la mafia. La politica, la lotta del partito, alle elezioni si era candidato.
nome di Peppino, anche la sinistra può ritrovare le sue ragioni in una terra come la Sicilia, contro ogni deriva moderata, contro ogni deriva consociativa, e la sinistra vive di questa identità. Non basta essere democratici, bisogna essere di sinistra e, come diceva Peppino, in queste terre anche rivoluzionari. Allora la mafia, l'antimafia è di sinistra oppure è di tutti? Guardi, io sono sempre stato, anche da presidente della commissione antimafia, contro l'ecumenismo nella lotta alla mafia. L'antimafia è di chi la fa. La sinistra di sicuro senza antimafia non può vivere, altre forze la destra sì. Io ho visto poco fa uno striscione, né con la mafia né con lo Stato, mi ha fatto impressione, perché noi abbiamo la necessità di avere uno Stato che serva agli interessi del popolo italiano, e per avere uno Stato di questo tipo abbiamo la necessità di liberare questo Stato dalla mafia. Ora è del tutto evidente che un fenomeno come quello mafioso ha questa capacità pervasiva di infiltrarsi dappertutto, dopodiché c'è quello che dice lei, che ci sono uomini dello Stato che lottano contro la mafia e uomini dello Stato subordinati e subalterni alla mafia, giornalisti impegnati e giornalisti subalterni, politici impegnati e politici subalterni. Io credo che il dovere che abbiamo noi è di fare sinergia, un fronte comune tra tutti coloro che nelle varie pieghe della società e dello Stato si impegnano quotidianamente contro la mafia. La forza di tutti costoro, secondo me, ci porta alla vittoria definitiva. Noi ne parleremo ovviamente come operatori della comunicazione, ma anche come persone coinvolte. Peppino in passato è un eroe della nostra zona, una persona da portare come simbolo, come esempio a tantissime, alle migliaia di giovani che sono presenti qui. Raccontare la storia di Peppino in passato, come sbeffeggiava la mafia e come faceva informazione, dovrebbe essere anche un esempio per tutti noi, e purtroppo oggi ancora non lo è, si parla ancora di informazione malata, di informazione con un poco coraggio, e noi cerchiamo di dare una mano a superare questa fase, anche se sono passati già 30 anni. Uomini sotto scorta come, o giornalisti sotto scorta come Lirio Abate, ma anche come me purtroppo, ce ne sono tanti in giro, ma siamo in pochi. Guarda, io mi accontenterei che fossimo numerosi giornalisti sotto scorta, perché l'informazione ne gioverebbe. Qual è il ruolo dei media nei confronti dell'antimafia? Minimo, perché qui non riusciamo a emergere con le testate locali che vorrebbero fare l'informazione che non c'è, però non abbiamo i mezzi, soprattutto non abbiamo i soldi. Abbiamo le professionalità, abbiamo la voglia, la volontà, il coraggio, però dopo 2 anni il mio giornale, sono il direttore di una testata antimafiosa, credo di essere l'unica donna che faccia queste cose pazze, Casablanca, è da un mese che non esco più, perché dopo 2 anni non è più possibile. Ogni favola è un gioco che si fa con il tempo, ed è vera soltanto a metà. La puoi vivere tutta in un solo momento, è una favola e non è realtà. Ogni favola è un gioco che finisce se senti tutti vissero felici e contenti. Forse esiste da sempre, non importa l'età, perché è vera soltanto